Krishna, benvenute, benvenuti alla lettura del Brihad Bhagavatamrita di Sri Sanatana Goswami, le glorie di Gokuladama. Quindi, qui è Sri Marat Pariksit che continua a narrare a sua madre questa storia e di come Janasarma, il Brahmana di Mathura, ha ricevuto la misericordia di Krishna che l'ha abbracciato In questo modo mostrò la sua misericordia al Brahmana Janasarma, concedendogli la sua eterna forma spirituale simile alla forma di Krishna. Questo fece sentire il Brahmana pienamente gratificato. Quindi con una vibrazione del suo flauto Krishna riunì tutte le mucche e con i suoi rumori particolari e meravigliosi fatti con la sua bocca le allettò a bere mi ricorda anche mio padre e qualcosa di, eh, beh, non so se con il cavallo ma anche con le mule eh, sono versi che eh, i pastori fanno che, e che col tempo eh, gli animali riconoscono no? eh, c'è un verso per bere c'è un verso per mangiare e così con i suoi meravigliosi suoni allora li invitò a bere. Poi con un'altra vibrazione del flauto condusse tutte le mucche in un luogo piacevole dove le fece sedere, quindi insieme a Sibalaramagi a sdraiare le mucche non si siedono. E a si zarupa e Gianassarma cominciò a giocare nell'acqua. Si e i suoi amici pastorelli giocavano spruzzandosi l'acqua gli uni contro gli altri. A volte erano i pastorelli che uscivano sconfitti, mentre altre volte era Krishna stesso, il più esperto giocatore, che veniva sconfitto e questo gli procurava grande felicità. La sconfitta d'amore non è mai una sconfitta, ma è una vittoria. La gioia della vittoria dell'altro è, è ancora più dolce e grande della soddisfazione della propria vittoria. Qui noi siamo molto pervasi di... Di questo senso di identificazione di ego, ma nella realtà spirituale è molto diverso. Altre volte tutti insieme provocavano strani rumori con gli spruzzi d'acqua della yamuna, e in alcuni casi nuotavano in direzione della corrente, mentre in altri casi nuotavano controcorrente. Questi erano parte dei loro innumerevoli divertimenti acquatici. Una volta lo scherzoso Sikrishna si nascose tra alcuni fiori di loto blu con il corpo immerso in un punto dove le acque erano scure affinché non potesse essere visto. La visione di Sikrishna è la vita e l'anima dei Saka. Così dopo averlo cercato in lunghi e larghi i pastorelli si turbarono, iniziarono quindi a chiamarlo a gran voce con le lacrime agli occhi. Questo mi fa ricordare una cosa che ho ascoltato stamattina. Quando il Nama non è diverso da Rupa, però per far sì che Rupa si manifesti la forma, il canto, cioè il, la pronuncia del nome, deve essere completamente pura. Perché il canto non puro, cioè la pronuncia del nome non puro, Toglie i peccati, fa cose meravigliose, ma se non è puro non conduce a prema. E solo in prema si può um, manifestare completamente Rupa, se c'è la forma, ci sono le qualità e anche le, le, i divertimenti in lila. E loro non vedendolo, non vedendo Rupa, allora cantano il nome. Capite? E vedremo se Krishna riesce a resistere. Quindi la vista di Krishna e la loro vita anima si turbarono. Iniziarono quindi a chiamarlo a gran voce con le lacrime agli occhi. Questo è il loro canto del Ma Mantra. In realtà noi dovremmo riuscire a cantarlo come loro. Non è un mantra. E adesso noi. Noi siamo ancora così, lo vediamo ancora come una preghiera, una... ma non è un mantra, non è neanche una preghiera. È il nome stesso di Krishna che non è diverso da Krishna. Addirittura, dicono i nostri è che il nome è superiore a Krishna, perché il nome ci offre Krishna. E qui lo vediamo, quando ridendosi Krishna apparve perché non può resistere al, al richiamo, da dietro quei fiori di loto blu, gli occhi dei piastorelli per il grande piacere trascendentale si aprirono come i fiori di loto che sbocciano. Capite? Quando noi riusciremo a chiamare Krishna, è un richiamo, è, è chiamare il suo nome, non è un mantra, allora lui apparirà, e qui dice. Sarà molto felice e, e i loro occhi sbocciarono come fiori di loto. Allora iniziarono a decorarsi l'un l'altro con ghirlande di fiori d'acqua infilati su steli di fiori di loto, così decorati uscirono dall'acqua. Poi si prepararono per il pranzo sedendosi tutti in cerchio su una riva sabbiosa della Yamuna con Krishna e Balarama in mezzo. Quando Si Krishna iniziò a danzare tra loro, mentre serviva i pastorelli con deliziose pietanze che erano state portate dalle loro case al mattino. Dopo offrì loro frutti deliziosi e bellissimi in accordo ai loro gusti. Lui li sta servendo. È perché c'è un grande piacere. Quando si è in prema e tutto viene rivoluzionato. Cioè si entra proprio nel mondo dell'amore e quindi c'è molto più piacere. Eh? A volte abbiamo provato a pensarci, ma noi siamo più felici a fare un regalo o a ricevere un regalo. E la maggioranza eh, dicono sempre fare un regalo, perché è la natura. E quindi Krishna è molto felice di fare questo. Quei frutti erano stati raccolti da alberi dei desideri di Vrindavana che continuamente danno frutti e fiori in ogni stagione. Furono serviti mango, bacche, mele, prugne, susine, uova, aran uh, uva, scusate, arance, noci di cocco, datteri, jackfruit, melograni ed altri frutti pienamente maturi e con succo abbondante. E per concedere a loro ancora più gioia trascendentale, mentre sembrava seduto vicino ad ogni pastorello, a volte lui nutriva loro ed altre volte loro nutrivano lui. Inizialmente furono i pastorelli a gustare quei frutti, ma poi, selezionando quelli più gustosi con le loro stesse mani, li posero nella bocca di Sri Krishna. Mangiandoli, Krishna scherzava cantando le lodi di quei frutti, facendo anche espressioni buffe mentre li masticava. Tutto ciò incantava i Saka che ridevano. Poi, Sri Krishna, il più esperto nei divertimenti, nel divertirsi beve da tazze di zucca vari tipi di bevande, inclusa acqua pura della Yamuna, latticello ed altre bevande dolci e amare. Soddisfò molto anche i pastorelli servendo loro queste bevande. Quindi tutti sorseggiarono alla ciamana e masticarono noci e fogli di betel miste a canfora che si erano portati da casa. Poi si Krishna indossò e fece indossare ai suoi amici vari tipi di ghirlande meravigliose fatte di tulasi, malati, carmeli, motia, kunda, kubjaka, lavanga, ketaki, piavasa, madvi, e due tipi di giui, kampa, kanera, daka, raibela, japa, damanaka, kadamba, morakchali naga keshara, pannaga, champaka, kutaja, asoka, mandara, rasata, rose di argiuna e altre di fogli e fiori. Quindi unsero le varie parti del corpo con pasta ottenuta dalla polvere del legno di sandolo e aguru, zafferano e altre sostanze aromatiche che avevano raccolto nella foresta. Così decorati, entrarono in un cunge molto profumato dagli aromi di vari fiori, dove le api ronzavano piacevolmente e dove organizzarono un letto molto soffice di foglie e fiori. Quando Sikrishna si sdraiò ponendo la sua testa nel grembo del suo amico Sridama, tutti i Saka cominciarono a servirlo in vari modi. Uno cominciò a decorargli i capelli, un altro iniziò a cantare bellissimi raga. E un altro massaggiava i suoi piedi, un altro gli offrì preghiere, un altro lo sventagliò con molta abilità. Allora si sì, Krishna, sì, Krishna iniziò a fare molte espressioni divertenti con il, il volto da far ridere così tanti sakha che anche dopo un grosso sforzo per cercare di smettere non ci riuscirono. Ed è in questo modo che Krishna e Balarama davano loro grande gioia mentre si divertivano nei passatempi pomeridiani. Poi, con segnali fatti con flauto e corni, Sikrishna fece alzare tutte le mucche e le condusse a Govardhana, dove iniziarono altri giochi. <ride> Ogni sacca esclamava: Sono il primo a decorare Sikrishna! Ed in accordo ai loro gusti particolari, lo decorarono con ornamenti tratti dalla foresta. Quindi, Sikrishna, la gioia di Vraja, ponendo il Brahmana Janasarma nelle mani di Sarupa, rientrò a Vrindavana alla sera. Presto continuando i suoi divertimenti. Parixit Marat continuò. O oh Madre, per la misericordia di Sigopinat, anche la tua mente, così come quella di un grande santo, è diventata stabile. Ora rifletti sulle risposte che ti ho dato e decidi se ne sei rimasta soddisfatta. O oh Gianani, ora dovresti sforzarti di andare a Goloca, che è un oceano veramente profondo di illimitata gioia divina. Con il semplice fatto di andarci, i sadhaka ottengono il favore di gioire dei, dei passatempi con Sri Krishna più dolci del dolce. Sebbene questi divertimenti non siano sempre visibili a tutte le persone che raggiungono la matura mandala di questa terra, sono certamente visibili a quelli che hanno ricevuto la misericordia dei devoti premi di Sri Krishna. Perciò, madre, cerca la polvere dei piedi di tali devoti premi e ponila sulla tua testa. E questo è proprio il, il principio fondamentale del, per ottenere il successo nella vita devozionale: ottenere la polvere dei piedi, cioè la misericordia, la, la gentilezza dai eterni associati del Signore. O oh madre, chiedendo del luogo dove i piedi di lotta di Secristo Cristo si ungono della curcuma dei petti delle gopi e dove lui concede loro la sua compagnia hai fatto una domanda veramente dolce e profonda nel rispondere alla tua domanda ti ho dato una descrizione di goloca con la quale tutti i tuoi dubbi verranno sradicati quella Goloca, l'unico luogo dove si può tenere l'invisibile prema per i piedi di Sigopinat si erge splendidamente anche sopra Vaikunta. Bello questo per ottenere l'invisibile prema. E prema non è qualcosa che si compra. Come abbiamo visto, il prema per noi è ottenibile ottenendo la misericordia di coloro che hanno il prema eterno per il Signore. I suoi eterni associati Essa concede un frutto che al di là di quello che ogni Sadaka può persino desiderare. La meditazione sui devoti che vi risiedono concede al Sadaka il tesoro di quel incomparabile prema. La meditazione sui devoti che vi risiedono, che hanno questo, premi, questo prema, concede al sadaka, al sadaka il tesoro più incomparabile di prema. Omadhi, ascolta ora le parole dei grandi saggi che la descrivono. Esse soddisferanno il tuo cuore. Nella rivamsa purana Indra dice a Krishna, sopra i pianeti celesti, cioè Svarga, Maa, Jana, Tapa e Satya, c'è Bramaloko, ovvero Vaikunta, dove vivono i Veda e i grandi saggi come Narada e dove anche Uma e Shiva e le anime liberate possono andare. Sopra Vaikuntha c'è Goloka, che è nutrita dai tuoi devoti eterni e perfetti come Nanda e Simati radagi Come il cielo, quel regno pervade tutte le esistenze. Si può andare in quel regno che è al di sopra di tutti gli altri mondi ed è la tua residenza solo in Samadhi. Anche dopo aver chiesto a Brahmaji, noi deva, non siamo riusciti a conoscere nulla di quel mondo». Quelli che sono pacifici, che ritraggono i loro sensi e compiono attività pie, ottengono svarga, cioè possono arrivare fino a, a Satyaloka. Mentre quelli che compiono austerità e servono Bhagavan possono ottenere Brahmaloka, ovvero Vaikunta, ma ottenere Galo Goloka, dove vivono le mucche, i gopa e le gopi, è davvero molto raro. O oh, Sri Krishna, o oh Dira, ogni volta che Goloka è stata afflitta dai miei Ah, questo è Indra, dai miei atti malvagi quando ho fatto piovere su Vraja ininterrottamente per sette giorni, tu hai sventato i miei tentativi di fare danno e l'hai protetta. Quindi Indra, Indra parla solo a causa dell'ignoranza, non è possibile per lui provocare alcun disturbo o danno a Goloka, fra parentesi. E, e questa è un'idea. Un è un'idea perché, come abbiamo detto, nella realtà del prema assoluto, cioè anche ciò che può sembrare disastroso invece, è fonte di grande felicità e gioia. Non sarà mai sufficiente dirlo e spiegarlo, perché per noi è difficilissimo comprenderlo, però piano piano nel cuore entrerà. Nello Skanda Purana Bhagavan Sri Krishna dice: O Arjuna, benché assuma molte forme differenti, in cui godo dei miei passatempi in questo mondo e a Vaikuntha, io risiedo anche nel regno eterno di Goloka. Sì, Janamejaya disse: Janamejaya è il figlio postumo di Marat Pariksit. O Minigi, migliore tra i Vaishnava, ho ascoltato prima questi versi dal saggio. Vasampayana, ma averli sentiti adesso dalla tua bocca, ha fatto sì che nuove comprensioni cominciassero a splendere nel mio cuore. Ah, è innegabile che le glorie dei devoti di Bhagavan sono grandiose. Timoroso che queste descrizioni giungano alla fine, il mio cuore sente grande dispiacere. Perciò, per favore, dammi quel nettere potente con il cui ascolto il mio cuore sarà soddisfatto pienamente. È per sempre. Eh, questo dicono le, le Upanishad. Cerca di conoscere ciò che, avendolo conosciuto, nulla ti, tu, eh, ti resta da conoscere. Quel nettere potente, il cui l'ascolto sarà soddisfatto pienamente, è per sempre. Si. Giamini disse, O oh, Giana ragazzo mio, tuo padre si pari. Provando una gioia trascendentale dopo aver descritto le glorie di Goloca, cantò con un bava dolce e meraviglioso numerosi versi tratti dai due poemi ep epici che sono l'essenza delle Sruti e delle Smriti. Con grande gioia che vago per il mondo cantando questi versi che mi permettono di mitigare le pene della separazione da tuo padre. Bramadis Adoro l'Adipurus e Govinda che vive eternamente a Golok con simati radica. Goloka eva, nivasatya Kilat Mabuto. La personificazione delle ladini Sakti, sono sempre accompagnati dalle gopi e dai gopa, estensioni stesse della loro forma, e sempre permeati di un raso spirituale eternamente beato che dà loro un piacere immenso. Brahma Samhita 537 Adoro la Dipurus e Sirgovinda, la cui residenza di Goloka sostiene e nutre i regni conosciuti come Deviloka, Maesha loka Maheshaloka e Vaikuntaloka, situati sotto di essa. Brahma Samhita 543. A Goloka le Vrajagopi sono come le più illustre dee della fortuna ed del è loro amato e la personalità suprema si Krishna. quel luogo gli alberi sono Kalpataru, la terra Cintamani è. L'acqua nettaria, le parole sono i canti, i pa e ogni passo è una danza. Il flauto, è il caro amico, e è di Krishna, lì l'effulgenza della beatitudine eh, trascendentale si espande in tutte le direzioni. Questo è l'ultimo verso della Brahma Samhita, 556 che in due parti, adoro quella Svetadvipa che è conosciuta dai Santi Puri che vivono in quel mondo come Goloka, in questo mondo, che vivono in questo mondo, che la conoscono come Goloka, dove sembra che un oceano di latte trascendentale fluisca sempre da infinite mucche A Goloka la natura del tempo è che non passa mai neanche per un, un attimo. Le signore di Matura dissero, la terra di Vrindavana è supremamente pura e molto fortunata, perché la personalità suprema Sri Krishna ci vive come un essere umano, decorato da una ghirlanda di fiori di foreste, suonando il flauto, vaga in compagnia di Sibalaram pascolando le mucche e giocando in modi differenti con grande piacere. Questo è il Bhagavatam 10.4.13. Brahma disse «O Bhagavan, sono, quanto sono fortunate queste mucche, queste gopi materne di Vraja, avendo preso la forma dei loro vitelli e figli hai bevuti il latte del loro latte, con grande, dei loro seni, con grande piacere fino a tua piena soddisfazione». Quando Brahma rapì i pastorelli e i vitelli, Krishna divenne quei pastorelli e quei vitelli che poi succhiarono il seno, i, i, i pastorelli dalle loro madri e i vitelli dalle mucche. Ma era Krishna eh, per soddisfarli. Come vi ho detto, dietro a quella che può sembrare una tragedia invece c'è una grande misericordia. Quindi, il lettere del loro latte con grande piacere tua, fino a tua piena soddisfazione. Tutti i sacrifici vedici compiuti da tempi immemorabili sono, sino ad oggi, non hanno dato questa soddisfazione. Ah, come posso glorificare la grande fortuna delle gopi di Vraja che hanno come loro amico la personificazione del Paramananda? Sempre il Srimad Bhagavat. O oh, Aciuta, benché le glorie dell'immensa fortuna dei residenti di Vraja siano effettivamente inconcepibili, tuttavia anche noi, undici divinità guidate da Rudra, che presediamo i vari sensi, siamo più fortunati perché i sensi di questi abitanti di Vrindavana sono i vasi attraverso i quali beviamo sempre il Rasa dei tuoi piedi di loto, così dolce, profumato e intossicante. Simad Bhagavatam 10.14.33 Considererò un'immensa fortuna poter nascere a Gokula come un filo d'erba o come qualsiasi altra cosa, così che la polvere dei piedi di tutti gli abitanti possa cadere sulla mia testa. Per loro si Krishna è la vita e l'anima, le sruti ancora oggi stanno cercando di ottenere la polvere dei suoi piedi di loto. Questo, se ben ricordo, è Uddava, sempre nel decimo canto. Cosa ti rimane da offrire in cambio a quei residenti di Vraja che hanno dedicato tutto a te: le loro case, la loro ricchezza, i loro amici, le loro mogli, i loro figli, le loro stesse vite, quando tu hai già offerto te stesso a Putana e ai membri della sua famiglia, semplicemente per il fatto che lei ti ha avvicinato travestita da madre? Non riesco minimamente a comprendere questo, la mia intelligenza si confonde quando ci penso. O oh, Sri Krishna, fino a, fino a che le persone non diventano tuoi devoti, i loro difetti come l'attrazione e la ripulsione saccheggiano le loro ricchezze come ladri, le loro case rimangono prigioni e lo smarrimento li lega come catene ai piedi. Sempre Simad Bhagavatam, il quattordicesimo capitolo del decimo canto. O Signore, sebbene tu sia sempre trascendentale all'energia materiale, discende in questo mondo a compiere passatempi come quelli di una persona ordinaria al solo scopo di concedere un grande piacere ai tuoi devoti arresi. Ci sono persone che dicono: So tutto su Krishna. Questo è Brahma, eh, che, lo che lo pensino pure. Io cosa posso dire più di questo? Tu che hai opulenze al di là di, del potere di comprensione della mia mente, del mio corpo e delle mie parole. O sì Cristo, poiché sei il testimone del mio cuore, conosci ogni cosa, tu solo sei il maestro dell'universo che è tutto situato in te, perciò te lo offro a te. Questo sicuramente è. Balimarat quando si abbandona a Vamana. O Krishna, tu sei come il sole che concede Ananda sulla dinastia Vrishnu e sei anche la luna che incrementa gli oceani dei Deva, dei Brahmana, delle mucche, del Dharma e della Terra. Tu disperdi l'oscurità della religione e sei il distruttore di demoni come Kamsa o Bhagavan. Tu sei degno dell'adorazione di tutti, offri i miei omaggi anche alle erbacce di questa braga. Se Krishna disse a Balarama oggi questa terra con tutta la sua erba verde è diventata fortunata per aver ricevuto il tocco dei tuoi piedi di loto e gli alberi, le piante, i cespugli sentono di aver ottenuto un grande tesoro per essere stati toccati dalle dita delle tue mani di loto e i fiumi, le montagne, gli uccelli e gli animali si sentono pienamente gratificati nel ricevere i tuoi affettuosi sguardi. Ma le più fortunate sono le Vraja Gopi che sono state abbracciate da te, un favore che anche l'Akshmi Devi stessa desidera sempre. Le Gopi dissero: O Saki, questa Vrindavana sta espandendo le glorie del pianeta Terra per essersi ornata delle impronte dei piedi di lotta di Sri Krishna. E i pavoni, sentendolo suonare. Dolci noti sul suo flato impazziscono e cominciano a danzare. Osservando questo spettacolo tutti gli uccelli e gli animali che vivono sulle montagne abbandonano le loro soli, solite attività in requieti. Questa collina Covardana è la migliore tra tutti quelli conosciuti come Aridas perché sperimenta eh, il, i più intimi servitori del Signore Aridas. Perché sperimenta una grande gioia al tocco dei piedi di loto di Krishna Balarama, con grande rispetto li adora, provvedendo a tutte le loro necessità di fiori e frutti, acqua, luoghi di riposo, dando così grande piacere ai pastorelli, alle mucche e ai vitelli. Vedendo Krishna Balarama pascolare le mucche e i vitelli e suonare i flauti nell'assolato pomeriggio, le nuvole bruciano per l'amore divino e come un ombrello riparano il loro amico Krishna dal sole, versando su di lui piccole gocce di pioggia che appaiono come una pioggia di fiori. A Krishna ci si è riferiti qui come ad un amico delle nuvere, nuvole per le loro nature similari. Entrambi sono blu, scuri, e come Krishna sradica il fuoco dell'esistenza materiale versando il nettere della sua misericordia, le nuvole danno sollievo dal calore di questo mondo, versando una pioggia rinfrescante. Krishna suona anche il, il suo flauto, melodie profonde e soavi che assomigliano al brontolio delle nuvole. Questo è sempre dallo Srimad Bhagavatam. L'ultima parte era fra parentesi per dare il senso della similitudine che c'è fra Krishna e le nuvole. Osacchi, quando i fiumi di Vrindavana guidati dalla Yamuna sentono la vibrazione del flauto di Krishna, si fermano completamente e le loro acque iniziano a turbinare come sopraffatte dai desideri. Con le loro braccia nella forma di onde allungano la mano per offrire fiori ai suoi piedi di loto. Guarda come le piante e i rami degli alberi di Vrindavana cadono giù a causa del loro peso. Devono aver fissato Krishna, nei loro cuori, perché lacrime d'amore nella forma di fiumi di miele grondano da loro. Il loro rapimento estatico è testimoniato dai germogli dei fiori e frutti che appaiono e fruttificano istantaneamente. Sikrishna dice a Balarama, «O Adipurusha, Sebbene tu nasconda le tue opulenze divertendoti come un giovane ragazzo qui a Brindavana, i saggi, che sono i tuoi devoti migliori, ti hanno riconosciuto. Non volendo separarsi da te nemmeno per un momento, hanno preso le sembianze di api e ti adorano cantando costantemente le tue glorie come purificatori di questo mondo. Le Gopi dissero: È veramente stupefacente che Krishna rubi i cuori dei cigni, delle gru. E degli altri uccelli acquatici, con la vibrazione infinitamente attraente del suo flauto. Avvicinandosi a lui, si siedono silenziosamente, adorandolo con gli occhi chiusi e la mente pienamente concentrata su di lui. O oh, Amba, amico, gli uccelli di Vrindavan in realtà sono saggi in quelle sembianze. Si sono sistemati sotto i rami degli alberi da dove possono ottenere facilmente il darshan di Sri Da lì, ad occhi chiusi, de, eh, sì, da quel luogo, ad occhi chiusi, ascoltano la dolce vibrazione del suo flauto, venendo sommersi da una gioia divina. Perfino quelle cerbiatte ignoranti sono fortunate perché accompagnate dai loro compagni rimangono in piedi immobili ad ascoltare la vibrazione del flauto di Krishna e come se stessero offrendo puja con i loro amorevoli sguardi al figlio di Nanda così meravigliosamente vestito. Per bere il nettere della vibrazione del flauto che proviene dal volto di Lot di Sikrishna le mucche hanno sollevato le loro orecchie, l'erba che stavano masticando rimane immobile nelle loro bocche e il latte comincia a gocciolare dalle loro mammelle. I vitelli che stavano bevendo dalle loro madri si fermano immediatamente, e mentre nel profondo del loro cuore abbracciano Krishna, lacrime d'amore iniziano a scorrere sui loro musi. Allora dobbiamo capire che, come qui in questo mondo c'è un grande desiderio di sapere, eh, lo vedete, eh, mezzi. Anche adesso lo smartphone è diventato il re fra tutte queste cose eh, prima c'era il giornale, la televisione eh, il, il desiderio di sapere eh, di, di, di pettegolare no? ma questa è l'origine lo, se cioè noi piano piano Adesso sembra una storia, non sembrano storie, sembrano fiabe, sembrano, sembrano qualcosa così lontano, così eh, fantasioso, no? Ma invece è la realtà. E la realtà. Cioè, come faremo, come faremo a riempire il nostro cuore di queste cose? Uddhava dice che posso diventare un filo d'erba perché lì, se nasco in quel luogo, <coughs> entro in quel mondo. Adesso io lo osservo da esterno, no? è molto difficile, <coughs> ma se io divento un filo d'erba sarò calpestato da queste personalità colme d'amore e così potrò partecipare anch'io. È qualcosa che deve piano piano prendere il cuore e sostituire. Non è qualcosa da imparare, ma è qualcosa, è proprio una trasformazione. Cioè questa è la realtà. Per noi è molto difficile, eh? la realtà è qui, noi conosciamo questo pianeta, questo universo. Nemmeno stato descritto lì, si è, par si è partito da Svargaloba, eh, molto in alto, nella nel, parte più alta dell'universo da dove si è vicini al limite, che non è spazio temporale. E quindi è proprio l'urgenza di trovare il modo per calmare il nostro cuore, calmare il nostro cuore e permettergli di entrare un po' in questa realtà. Ma non può essere fatto se lo, lo manteniamo sempre in moto in un'altra direzione. Non possiamo simultaneamente voler spegnere un fuoco dell'esistenza materiale, e invece attizzarlo costantemente. No? E questo è il grande guaio. Ma nella maggioranza dei casi si pensa che sia un'attività da fare dovuta alle proprie capacità, <coughs> alle proprie qualità. E anche quella lì è una forma di ignoranza. Mentre invece abbiamo sentito qui Maris Pariksit consigliarlo a sua madre. Devi ricevere la misericordia degli eterni associati, ma per fare questo devi entrare nella loro grazia. Come si fa a entrare nella loro grazia? Mostrando, manifestando il desiderio di, di soddisfare il loro oggetto d'amore, Sì, Cristo. <coughs> Non è che de, de vogliono dei soldi, vogliono qualcosa. Non solo questo. E questo è proprio il principio della, della coscienza di Krishna. E lo dice la parola, essere coscienti di Krishna. Che non è una tecnica, non è un'acquisizione. Non è fatto di titoli, di nomi. Qui sono pastorelli, sono, è, un, è un regno, è come quando eravamo bambini, no? leggevamo del regno, delle, delle fate, delle, eh, però dopo un po' ci siamo accorti che era fantasia. E, e molte volte, anche nella pratica spirituale, noi ripetiamo lo stesso errore. Pensiamo che queste cose siano solo per darci un'idea, ma invece sono la realtà. <coughs> sono realmente la realtà. Qui, il mondo dove noi viviamo adesso, è tutto fatto di atomi, di energia. Lì non c'è. Lì è tutto vivente, è tutto assoluto. È tutto saccitananda. Non c'è materia, non ci sono atomi. Non ci sono atomi, non c'è neutroni, protoni, elettroni, non c'è uccelli, fiori, fili d'erba, sono tutti <coughs> coscienti e ognuno partecipa a questo gioco meraviglioso. È tutto cosciente, questa è la brahma samita. A volte, a volte noi in modo naif pensiamo perché sentiamo alcune parole di aver già decifrato e capito qualcosa. E io ho letto una spiegazione di questo, questo verso, Ananda chim maya Bhavitavis, che è il verso che abbiamo letto prima, che parla... Che è questo luogo dove era De Krishna Viv, circondato dalle gopie da tutto, no? e, e, e non, non, non sarebbero bastati decine di libri per spiegarlo. No? È, come, è come vedere da molto lontano una vetta e pensare di aver visto la vetta. No? Ma è tutta un'altra cosa essere sulla vetta. Così dobbiamo essere pazienti ma determinati. Avere proprio questo desiderio e sentire. Questo avviene grazie al maestro spirituale che ci fa capire, il maestro spirituale inteso come i devoti sia iniziatore che istruttore, cioè gli amanti di Dio che ci fanno capire la, cioè non la temporaneità di questo mondo illusorio e la realtà di questa di questo, di quest altra, di, di, della, vera, della vera vita. I cervi li brindavano si avvicinavano a lui staccandosi dal gregge, sono persino incapaci di ingoiare l'erba che avevano in bocca, e sembrano fermi come animali dipinti in un, in un quadro. Osaki, le ragazze Pulinda, che sono le aborigene di quei luoghi, che Raccolgono la linea e l'erba nella foresta sono veramente fortunate perché, spalmandosi sul viso e sul corpo la curcuma depositata sull'erba, vedono soddisfatti i desideri che sono sorti nei loro cuori. Vedendo quella curcuma, di fatto, quella curcuma proviene dal petto di Simati Radica. Poi, nel corso dei suoi passatempi amorevoli, con Sri Krishna cade sui suoi piedi di lote. E da lì, durante il loro girovagare nella foresta, cade sull'erba. E, e queste selvagge, per così dire, no? semplicemente toccando questa cuncuma che aveva toccato Simati e Radarani, loro impazzivano, entravano nell'estasi più più sublime. Questo ci fa capire che anche chi è una persona che sembra che non abbia qualità, ma se loro lì sono nella foresta di Vrindavana, no? se entra nella foresta di Vrindavana, cioè se entra nell'ambito di Vrindavana, Oggi ascoltavo un grande devota di Vrindavana a dire che anche uno in America può essere molto vicino a Vrindavana, ma uno che vive a Vrindavana può essere molto lontano da Vrindavana, perché Vrindavana non è principalmente un luogo fisico. Vrindavana è sempre Vrindavana, ma cosa percepiamo noi? Se adesso andiamo a Vrindavana è una delle città più caotiche dell'India, veramente. E, 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 e noi, se siamo molto esterni, viviamo solo questo. Vediamo solo questo. Non riusciamo a cogliere. Perché quell'aspetto lì si coglie in un'altra dimensione. Ma se noi non la coltiviamo, non si manifesta così spontaneamente eh? noi siamo sempre lì ad aspettare il miracolo dall'esterno invece il miracolo viene dall'interno Sissu Kadevo Goswami disse quando a volte si sì, crista e si allontana per vedere lo splendore della foresta i pastorelli si divertono a rincorrerlo dicendo io sono il primo a toccarlo, io sono il primo in questo modo quei fortunatissimi pastorelli si divertono con Sri Krishna che è visto come l'effulgenza del Brahman dai ghiani, come la divinità suprema adorabile dai suoi servitori e come un ragazzo ordinario dalla persona in generale, mentre quelli che hanno ricevuto la sua più grande misericordia, poiché sono privi del sentimento di opulenza, lo vedono semplicemente come il figlio di Nanda. I grandi yogi compiono severe austerità per, molto, per molte vite, e anche quando con grande difficoltà raggiungono il controllo della mente non riescono ad ottenere nemmeno una particella di polvere dei piedi di loto di Krishna. Come posso descrivere la buona fortuna dei Brajavasi che quotidianamente ricevono suo, la, sua vis, la sua visione? Quando si Krishna affaticato dalla lotta con i pastorelli, accetta. Uh, il... Di appoggiarsi come cuscino sul, sul, sulla pancia di un amico e, e sotto un albero al fresco oppure su un letto di foglie. In quel momento un sacco molto fortunato gli massaggi i piedi e un altro lo sventaglia con un ventaglio fatto di foglie o maragi. Altri cantano canzoni appropriate al riposo, mentre i cuori di tutti i pastorelli si sciolgono di affetto per Krishna. Pariksit Marat chiese, O Brahmana, quale sadhana così auspiciosa ha compiuto Nandarai e a quale austerità si è sottoposto l'immensamente fortunata Yashoda per vedere Sri per bere il latte del suo seno? Si Sukadeva Goswami disse, O Bharata, per soddisfare la promessa del suo caro devoto Brahma, Svayambhagavanse Krishna, il distruttore del peccato, è apparso come il figlio di Nandi Ashoda. A paragone di tutti gli altri gopi e gopi, questa coppia possiede l'amore più elevato per lui. O Morat Pariksit, quando il magnanimo Nandarai tornò da matura, prese suo figlio Sri Krishna in grembo, sperimentando un piacere immenso nell'annusare ripetutamente la sua testa. Quando Krishna vide Ashoda affannarsi, così disperatamente, tanto che tutto il suo corpo sudava abbondantemente e la ghirlanda di fiori attorcigliate nella sua treccia di capelli stava cadendo, divenne misericordioso e le permise di legarlo. Né Brahma né Shiva, nemmeno Lakshmi, che risiede eternamente sul petto di Krishna nella forma di una cordicella dorata, hanno mai ricevuto come Yashoda una tale misericordia da te, che sei colui che concede eh, ogni cosa. Bhagavan si Krishna, colui che concede, sia i frutti della ricerca umana che tutti i tipi di liberazione, beve con piena soddisfazione il latte di quelle mucche e delle madri gopi che, ver che versavano così tanto latte a causa dell'affetto materno per lui. Ora è, quelle mucche e quelle gopi provavano sempre un amore materno per Krishna, perciò, dopo aver lasciato i loro corpi, non poterono tornare. Nel ciclo di nascite e morti, calamità che è imposta agli ignoranti. Le gopi di Vraja godevano di un piacere supremo nel ricevere il darshan di Sri Govinda, ma consideravano ogni singolo momento di assenza da lui come centinaia di yuga. Quelle Vraja gopi che avevano pienamente dati i loro cuori a Sri Krishna, imitavano il suo modo di parlare e le sue attività, poiché avevano offerto le loro stesse anime a lui e cantavano sempre le sue glorie, si dimenticarono completamente di loro stesse e degli interessi delle loro famiglie. Le signore di matura dissero, quale austerità hanno compiuto le Fraggioppi da poter bere sempre coi loro occhi il nettere della forma di Krishna, che l'essenza della bellezza ineguagliabile e insuperabile, perfetta in se stesse, sempre nuova e fresca, estremamente rara da vedere e sempre l'esclusivo rifugio della forma dello splendore e dell'opulenza. Le gopi sono estremamente fortunate perché i loro cuori sono sempre così assorti in Krishna che quando mungono, frullano lo yogurt, si truccano con il chandar, confortano i loro bambini in lacrime, lavano i pavimenti, eccetera, lacrime d'amore iniziano a scorrere mentre cantano continuamente le glorie di Sri Krishna. Al mattino Sri Krishna entra nella foresta di Vraja portando le mucche al pascolo e prima del tramonto le riporta indietro suonando il flauto. In quel momento, sentendo quelle vibrazioni, le gopi escono di corsa dalle loro case e rimanendo ferme in piedi sulla via ricevono il darsan del suo volto di loto che sorride radiose, concede sguardi misericordiosi. Bhagavan Sri Krishna disse, abbiamo ancora tre pagine, O Gopi, anche se mi sforzassi per l'intera durata della vita di Brahma non riuscirei a ricompensarvi perché voi avete rotto le spesse catene dei legami familiari e mi avete servito eh, in tutto. Dovete quindi accontentarvi che le vostre stesse virtù siano la vostra ricompensa. Cioè l'amore è la ricompensa dell'amore. Io sono inebriato con voi per sempre, indebitato con voi per sempre. O gentile Uddava, per favore vai a Vraja a consolare mio padre e mia madre, Sinanda e Yashoda, consegnandogli il mio messaggio, sradica le pene dell'amore e della separazione delle gopi per me. Questo libro è solo un piccolo preliminare. Questi Sanatana Goswami ha offerto qualcosa che può essere, anche se già molto, raro e particolare però per molti devoti ma ci sono profondità immensamente più profonde e questo è solo l'inizio perché come abbiamo spiegato tante volte in questi giorni l'amore non ha un limite non c'è qui e appena e, 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 quando leggo queste cose mi sembra mi sembra che l'ha anche detto di osservare un, 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 un dipinto, no? un bel quadro, quasi avete visto a volte nei film, si vede un quadro e poi si anima, no? ma è un quadro diffuso, no? si vede i boschi, i pastorelli, la, la vita, non va proprio nell'intimità nell no? profonda. In realtà Sanatana Goswami non ha mai trattato argomenti di questo genere che invece ha trattato suo fratello Rupa Gosvani, che in varie parti della Cetania Ceritamrita abbiamo visto, ma ci sono scritture che vanno... Ma il fatto è che noi dobbiamo prima prepararci bene, perché già è difficile comprendere questo. Come vi ho detto queste cose noi le leggiamo di un, un fiato, una pagina così, ma quante cose si potrebbero... Capite, ogni scena, ogni scena, cioè vedere anche solo la Gopi che osserva Krishna mentre va al pascolo. No? Ma che cosa c'è dietro tutto questo? Se noi potessimo entrare, potessimo entrare nel suo cuore. E nel cuore di Krishna, che cosa troveremmo? Capite? No, non dobbiamo fermarci alla superficie, ma già piano piano è importante entrare in questa realtà che si stabilizzi dentro di noi, che non sia più solo una fantasia, un qualcosa di lontano. Sì, ogni tanto ascolto qualche duno che legge queste cose così. No? Sarebbe come dire, sì, la mia vita, ma ogni tanto mi, mi, mi alzo dal letto e faccio qualcosina, poi torno a letto. Cioè, che vita è? Allora, se vogliamo comprendere questa vita, dobbiamo, eh? e noi abbiamo un grande dono, che è il canto del Santo Nome. Perché? Cantando il santo nome, piano, piano piano il nostro cuore si scioglie e incominciamo. Oh, oh, Stamattina ho letto proprio una bella... La parola, eh, adesso non mi ricordo nei termini, li conoscevo, ma eh, il suono ha cinque diverse manifestazioni, no? che sono poi anche il passaggio dell'energia. Eh, in realtà la parola nasce dal dal muladhara chakra no? e poi sale attraverso i chakra fino, a, fino al chakra del cuore della gola e poi si manifesta attraverso la parola e quindi comprendere l'immensità di ciò che c'è dentro a questa realtà il canto del Santo Nome ci aiuta a sciogliere la, la nebbia che, ci, che ci, a, 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 ci offusca la vista, per poter vedere. Eh? Premangia la Curritavacti, c'è bisogno di occhi, non occhi materiali, no? ma gli occhi della coscienza. Per quelle gopi che mi hanno offerto completamente i loro cuori, io sono diventato la loro vita stessa, poiché per mio beneficio hanno abbandonato tutte le forme di Dharma, desiderano che siano sempre felici in tutti i modi. O caro Uddava, solo io sono il più caro alle gopi, poiché sono venuto qui a matura, pensano che sia molto lontano da loro. Il ricordo di me le rende estremamente ammagliate, le travolge e le fa svenire ripetutamente. Ora quelle mie care gopi, che mi considerano la loro stessa vita, e sono sempre assorte nel pensare a me, stanno soffrendo molto, solo e con grande difficoltà cercano di sopravvivere. Poiché ho detto loro tornerò presto, queste parole agiscono come una sostanza che le mantiene in vita. Uddava. Quando si accruda e mi ha accompagnato a matura con Balarama le gopi, le cui menti sono perennemente assorte nell'amorevole attaccamento per me, hanno provato una grande ansietà per la separazione da me. Oltre a me non hanno altra sorgente di vita. Oh Uddhavi, io sono l'unico amato delle Vrajagopi, perciò quando abbiamo danzato insieme nella danza Rasa Vrindavana, quelle notti che erano realmente lunghe quanto un'intera notte di Brahma, sono trascorse in meno di un attimo. Ora separate da me, considerano quelle notti lunghe millenni e millenni. Le gopi sono così amorevolmente assorte in me che non, riesco a pensare a, non riescono a pensare a loro stesse o a nient'altro di questo mondo del prossimo proprio quando, come quando i muni si assorbono nei loro samadhi tanto da dimenticarsi i loro stessi nomi e le loro forme come quando i fiumi si fondono nell'oceano e non potete più distinguere l'acqua del fiume dall'oceano. Per l'influenza dell'associazione delle gopi, migliaia di donne come quelle eh, che abbiamo visto prima, delle tribù pulinda, che non avevano conoscenza dei loro veri sé, hanno iniziato ad amarmi nel sentimento di amanti. <coughs> Alla fine anche loro mi hanno tenuto sia nei loro corpi presenti che nelle loro prossime nascite. Perciò cosa si può dire delle glorie delle gopi, che sono le più grandi di tutte? Si disse, in questo mondo solo le gopi hanno reso perfette le loro incarnazioni perché hanno ottenuto lo scopo più elevato, il più puro prema, Mahabhava per Bhagavan, si Krishna, colui che conosce tutte le anime. Il loro Bhava è desiderato ardentemente da quelli che temono l'esistenza materiale, dai grandi saggi e anche da noi stessi. Per chi non ha gustato il nettere delle descrizioni dei passatempi di Krishna, anche nascere come Brahma, è semplicemente inutile. Come vedete, siamo all'ultima pagina e mezzo, qui arriviamo proprio al clou della situazione. Eh? La, la più elevata relazione è quella di Sri Krishna con le sue amate gote. Come meraviglioso che queste donne semplici che vagano nella foresta apparentemente prive di buone maniere abbiano ottenuto la perfezione raggiungendo il Mahabhava. Per il Param Supremo Sri Krishna. Tuttavia è vero che il Signore Supremo stesso concede la buona fortuna anche ad un suo adoratore ignorante, proprio come la medicina migliore agisce anche quando viene presa da una persona che è inconsapevole della sua potenza. Le Vrajagopi hanno ottenuto una tale misericordia da Sri Krishna che nella Rasa Lila rimasero incantate dopo aver ricevuto il suo abbraccio. Tale misericordia non è mai stata sperimentata dall'Akshmi Devi, che dire, delle splendide donne dei pianeti celesti che profumano come i fiori di loto. Prego di nascere come un cespuglio, una pianta, un filo d'erba di Vrindavana su cui cada la polvere ai piedi di loto delle gopi. Loro sono riuscite nel difficile sforzo di abbandonare i membri delle proprie famiglie, come pure la via stabilita dai Veda per adorare in modo esclusivo i piedi di loto di Sri Krishna che sono ambiti dalle sruti dai Veda stessi. Nella Rasa Lila le Vraja Gopi estinsero l'incendio provocato dalla separazione da Krishna, stringendo al petto i suoi bellissimi piedi di loto, che sono serviti dai Devi, adorati da Brahmaji, e su cui Siva e i quattro Kumara meditano costantemente nel profondo dei loro cuori. Offro pranama ripetutamente alla particelle di polvere dei piedi di loto delle gopi del villaggio di Nandarai, il canto delle gopi delle glorie di Sri Krishna purifichi i tre mondi. Simati Radhika disse, Osaki, non so quali attività pie abbia compiuto il flauto per poter gustare così pienamente il nettere delle labbra di Krishna, che è destinato a noi. Sembra che il fiorire dei fiori di loto nel fiume, che di fatto è la madre del flauto, poiché il bambù cresce sulle sue rive, testimoni il rapimento estatico che lei prova vedendo l'immensa fortuna concezza suo figlio. E gli alberi che appartengono alla stessa famiglia del bambù è come se piangessero lacrime di gioia nella forma di fiumi di miele, proprio come fiumi di lacrime scorrono dagli occhi degli antenati del bambù che vedono un devoto di Bhagavan apparire nella loro famiglia. Sissukadeva Goswami disse, «Gloria eterna se Krishna, che è il rifugio ultimo di tutte le give, poiché risiede nei loro cuori ed è famoso per essere nato come figlio di Devaki. Lui è servito come piena, con piena fede dai membri della dinastia Yadu, distrugge ogni cosa». E si opponga alla via del Dharma e mitiga le sofferenze di tutte le entità viventi, mobili e immobili, ornato dello splendore delle sue soffici mani. Il suo volto di loto incrementa all'infinito il prema bhava delle vrage Gopi e delle regine di Dvarga. Qui siamo alla fine. Si, sì, Janamejaya disse: Oh Guruji e eh, Janamejaya è il figlio postumo di. Parisid Maharaj non ha mai conosciuto suo padre perché suo padre è stato maledetto mentre sua moglie Uttara era pregna proprio di lui e lui è nato dopo e adesso sta ricevendo la storia che Maharaj Parishit aveva narrato a sua madre Uttara dal suo maestro Jaimini. Sijana Megaya disse: O oh Guruji! Ora sono pienamente appagato è innegabile che oggi io sono diventato, che oggi ah, sono... lo sono diventato appagato perché tu mi hai rivelato le glorie straordinarie e segrete di Srigo Loca. disse: o mio caro, tu se tu ti sei effettivamente appagato, perché chiunque senza vane discussioni, Ascolti con fede, parli o mediti su queste narrazioni, ottiene di vivere a Golokadama. Offro omaggi ai piedi di lotta di Sinanda Nandana, che è sempre ansioso di concedere la sua misericordia senza causa e il Maestro spirituale supremo ispira le give a praticare la bhakti, la bhakti ed è illimitatamente soddisfatto di, quello, di quelli che la praticano. E così qui alla fine ci rivela eh, il punto, come ho cercato di spiegare prima, noi ci dobbiamo legare queste cose, e lo so, forse non abbiamo la fortuna di avere già i mini che ce le narra, che ce le narra ma in un modo o nell'altro qui dice offre i miei omaggi ai piedi lotti di Nanda Nandana. Nanda Nandana, il figlio di Nanda, che è sempre ansioso di concedere la sua misericordia senza causa. Vale a dire, lui non chiede, come abbiamo visto prima, non, non chiede qualifiche. Ha detto, una medicina funziona se la prendi, chiaro anche uno che non ci crede, cioè se la medicina è autentica ed è fatta per quella malattia, se tu la prendi funziona. E cosa, cosa ci sta dicendo qui? Lui è, 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 una, è la medicina suprema, no? offre, che offre la sua misericordia senza causa, significa che lui è la, la soluzione, <coughs> no? ma bisogna prenderla. Perché se la prendiamo, anche se all'inizio può sembrare amara, cioè nel senso che non la comprendiamo, ma abbaghia, se in un modo o nell'altro abbiamo questa fortuna, che non è di facile comprensione perché si manifesti. Ma in un modo o nell'altro, io ho sempre sentito dire da tutti gli acciari e così in un modo o nell'altro. Noi la continuiamo a prendere. Eh? Non... In questo modo siamo abituati, e eh, dai, ma arriva! Eh, adesso con un Amazon io ho ordinato qualcosa fra tre giorni arriva. Una volta, una volta, non tanti anni fa, quando io abitavo in un paesino vicino a Modena, quando c'era da prendere qualcosa di particolare bisognava andare in, a Modena no? o a Bologna cercarla in tanti negozi e ti sparavano dei prezzi che non sapevi se andava bene o no, no? e casomai ci tornavi due o tre volte per vedere poi adesso ordine qualunque cosa paf! ti arriva E quindi se c'è questo <coughs> impegno e non c'è la fretta del consumistica, no? tutto è subito, si manifesta perché è la nostra natura. Non è che dobbiamo diventare ciò che non siamo, c'è bisogno di... No, è questo che ci vuole dire. Inspira, legiva, che siamo noi, a praticare la Bhakti con la sua bellezza, con la sua dolcezza. E solo che a, a molti, io anch'io anni fa, quando leggevo le prime volte, insomma, ero abituato ad altri rasa, mi sembrava un po' sdolcinato questo. Sentivo nel cuore un'attrazione, no? Ma mi piaceva molto Jimi Hendrix, Crosby Still Nessendiango, attori o così, che no? mi sembravano più, più reali. Perché? sono sempre una manifestazione del fascino suo, è tutto è manifestazione sua. Dai, vi esce una mai, è una sua energia. No? Ma un conto invece è andare all'origine e eh, qui, qui ci ha mandato, anche se ve l'ho detto, questa è una descrizione molto ampia e generale, non è andato nei particolari perché non è la personalità di Sanatana a fare questo, no? ma ci sono altri che l'hanno fatto e dopo poi possiamo conoscere quelli e andare anche più in profondità, ma è importante prima capire. Qui dice che possa nascere come un cespuglio per essere in quell'atmosfera. Di entrare in quell'atmosfera, no? sentire che il nostro cuore piano piano ci entra e ha desiderio di entrarci, di ascoltare. E allora è solo una questione di tempo. Se non siamo così pazzi da fare qualcosa di, eh, ma è difficile, vedete, qui l'ha detto: una volta che ti ha preso, poi è difficile che ti molli, no? Ma dobbiamo essere determinati, andare avanti, e piano piano c'è la trasformazione. Quindi il maestro spirituale supremo, Sri Krishna, ispira le give a praticare la bhakti ed è infinitamente soddisfatto di coloro che la praticano. Bene, siamo giunti al termine di questo meraviglioso libro è l'abbraccio di Krishna con Gopakumar adesso nei giorni eh, che verranno vedremo cosa <coughs> leggere per incrementare questo piano piano eh, con, con dolcezza e gentilezza grazie infinite per la vostra preziosa associazione che ci permette di stare un po' insieme a domattina per continuare invece quella che già da più di un anno e mezzo che è quasi due anni, no, mi sa che è due anni, abbiamo iniziato a Nepi, la Cetania Ceritambrita, siamo a a buona a a a quasi alla fine della Madia Lile, poi inizieremo l'antialila che è meravigliosa, del resto sono tutti meravigliosi. Buona serata a tutti, rade rade.